Oggi a Sorsi di Benessere vi propongo un frullato alleato dell'intestino, della funzionalità intestinale, ma anche del benessere intestinale. Grazie a tutti questi ingredienti. Allora, intanto è senza lattosio perché utilizzeremo il latte di mandorla. Il latte di mandorla, scegliete magari quello senza aggiunta di zuccheri, è benefico, proprio un protettore, aiuta a proteggere le pareti dell'intestino. E poi abbiamo il kiwi è ricchissimo di vitamina C, di fibra, e i semini neri proprio nel kiwi favoriscono una corretta funzionalità intestinale. E poi abbiamo la pera. La pera non solo è benefica per la funzionalità intestinale, ma contiene la lignina. La lignina è proprio un protettore naturale del nostro intestino. Infine aggiungeremo i semini di chia. I semi di chia sono questi semini proprio alleati del nostro intestino. Aiutano, favoriscono la regolarità intestinale, assorbono acqua, fanno proprio un effetto spugna e sono anche ricchi di minerali. Quindi insomma possiamo creare una vera bevanda benefica, gustosa, al tempo stesso che fa bene al nostro intestino. Si prepara molto facilmente. Prendiamo il boccale del frullatore, versiamo il nostro latte di mandorla e poi uniamo una pera, mezza pera, poi anche in base alle quantità e a quante persone siete, comunque più o meno circa un bicchiere a persona. Uniamo la pera, la facciamo a pezzettini e poi il kiwi. Questo frullato può essere per esempio anche bevuto a colazione per iniziare la giornata. Potete abbinare dei cereali, potete abbinare della granola anche, o anche delle, non so, delle fette biscottate integrali, e arrivare a pranzo anche con energia e sazi. Ecco qui, aggiungiamo un altro pochino di latte di mandorla e i semi di chia li metteremo alla fine. Un'alternativa che vi voglio dire: se non volete mettere il latte di mandorla, potete optare per dello yogurt o anche del kefir. In questo caso qui ho messo del kefir insieme ai semini di chia. Come vedete si crea proprio un effetto di budino, perché i semi di chia hanno assorbito proprio l'acqua all'interno del nostro kefir, e a questo qui potrete aggiungere anche dei pezzetti di frutta fresca. Questa è un'altra alternativa se non volete usare il frullatore. Ecco, il nostro smoothie è pronto, totalmente vegetale, senza lattosio. A questo potete unire circa un cucchiaio di semini di chia, mescolate e poi potete bere con una cannuccia oppure anche metterlo in una ciotola un po' più densa come una crema.